Bene, siamo con Giuseppe De Martino, capo allenatore dei Bisonti di Cernusco. Bufali. Dei Bufali di Cernusco, scusami, perdonami. Come hai visto questa partita dalla tua panchina? Io di qua l'ho vista molto bene, ho visto una bellissima partita molto animata. Tu come l'hai vista? No, sicuramente una bella partita. Onestamente io penso che qualunque delle due squadre avesse vinto non ci sarebbe stato niente da dire. Complimenti ai ragazzi di Rovello che ci hanno creduto anche quando erano ben sotto, un po' tonti i miei, però noi lo sappiamo, abbiamo una squadra talmente giovane che nel momento giusto spesso facciamo la cosa sbagliata. Ma io direi che la partita si è risolta poi su episodi, francamente ripeto, chiunque l'avesse vinta avrebbe meritato, è andata così, amen, sarà per la prossima. Ho visto veramente degli ottimi giovani, sono tutti del tuo vivaio questi ragazzi, sono veramente, ho visto il 12, ho visto tanti giovani del 92, 93, 94 che daranno tanto filo da torcere nei prossimi campionati, stanno facendo un'ottima palestra secondo me in questa serie C2, sbaglio? No, noi siamo per vocazione e anche per questioni economiche una squadra di ragazzini, vengono tutti dal nostro vivaio che peraltro è un vivaio molto buono, abbiamo un sacco di squadre giovanili forti e l'idea è quella di farli crescere e poi se alcuni di loro troveranno posto in categorie superiori ci aiuteranno a mantenere la squadra. E è chiaro che da loro si può avere il buono e bisogna anche sapere di avere, che se gli dici di raddoppiare sui Piccarola un secondo dalla fine si dimenticano di farlo, devi sapere che quello lì c'ha 18 anni, certo. per cui è così e lui deve poter sbagliare per diventare più bravo, certo, quando sarà più grande. Comunque ti devo fare veramente i complimenti perché hai messo in difficoltà questi ragazzotti di Rovello che alla fine sono in terza posizione, hanno dato filo da torcere da tante squadre, ma i tuoi li ho visti veramente, cioè gli hai mancato proprio lo sprint finale, la lucidità finale per poter cogliere il volo. I ragazzi di Rovello, chi ti è piaciuto particolarmente di Rovello? Ma guarda, io di solito non faccio nomi, mi sono piaciuti tutti onestamente perché nel momento giusto hanno fatto sempre la cosa giusta. Si vede che sono, sapete, se tu sei terzo in casa tua hai un certo tipo di sicurezza sull'ultimo tiro, sui liberi, se tu sei penultimo fuori casa hai meno sicurezza, cioè direi che fa parte del gioco. Noi adesso, io sono subentrato dopo la settima giornata e diciamo che chi ha lavorato prima di me ha fatto il suo lavoro, io ne sto facendo un altro. Diciamo che adesso pian pianino inizio a vedere quello che io vorrei che loro facessero. Dobbiamo farlo per 40 minuti, se noi ci dimentichiamo di giocare l'ultimo minuto del primo tempo e prendiamo 7-0 in 40 secondi, se ci dimentichiamo di difendere tre azioni a due minuti dalla fine, è poi difficile vincere fuori casa contro una squadra, peraltro che se è terza in classifica ci sarà un obiettivo, credo, di vincere più possibile. Ok, prendiamola così. Andiamo avanti, il nostro obiettivo è quello di salvarci, abbiamo un motivo, ancora 10 partite, dobbiamo cercare, ok, possibile per salvarci e portare a casa quello che è il nostro risultato e non nient'altro che questo. Bene, ti ringrazio per questa bella chiacchierata, ti faccio i miei in bocca al lupo e buona stagione, arrivederci. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao. Bene, siamo in compagnia di Lollo Lanzi, best player di questa sera. Allora, com'è andata la nostra partita questa sera? Un po' folle nei primi tre quarti e poi ci siamo raddrizzati, eh? E diciamo che è stata un po' sofferta e abbastanza nervosa. Abbiamo incominciato non facendo le nostre cose, tentando di risolverla da soli. Poi però col cuore e con la grinta siamo riusciti a rimettere le cose a posto e alla fine abbiamo portato a casa. Perfetto. Ho visto nel tuo quarto magici tiri liberi, una bomba che ci hai regalato, il solito tuo bel gioco, poi alla fine Davide ha perso la maniglia per l'ultimo tiro e poi supplementari, la tua freddezza e la tua tranquillità ci ha dato veramente dei tiri liberi che ci hanno portato alla chiusura. I ragazzi, gli avversari come li hai visti? No, sono un'ottima squadra, mettono un sacco di aggressività e meritano di fare bene in campionato e di continuare a giocare così. Sono molto giovani, ho visto, sono tutti 93-94, quindi ce li troveremo tra 2-3-4 anni ancora, questi qua, e ci faranno diventare pazzi. Adesso la prossima è a Lesmo. È un'altra partita dura, una trasferta tosta, dovremo sicuramente giocare meglio perché sennò rischiamo di non riuscire a vincere. Bene, ti lascio alla doccia, Lollo, ci vediamo alla prossima, ciao caro, buona serata. Filippo Siragusa, l'anno scorso a Villa Santa, un pochino più alto di me, prima ero più contento perché c'avevo Lollo Lanzi ed era la mia altezza. Come hai visto questa partita?
ce la siamo giocata fino in fondo. È un peccato, ma stiamo crescendo, stiamo facendo un buon lavoro in palestra. Anche in settimana abbiamo fatto un ottimo test contro Urania e dobbiamo chiuderci in palestra, lavorare, ascoltare Beppe che ci ha dato nuova linfa, nuova vita, e settimana prossima inizia a diventare veramente pesante. Qua poteva essere più una vittoria che poteva dar morale al gruppo, far capire bene il nostro potenziale. Ora dobbiamo tornare coi piedi per terra nella classifica che ci compete, e con Sesto dobbiamo giocare con lo stesso spirito, la stessa intensità, essere concentrati al 500% su queste occasioni decisive, come è stato il pick and roll di Bosa alla fine. Certo. Adesso il calendario è sempre altalenante e dobbiamo cercare di dare il massimo lo stesso, convincere e non mollare neanche un centimetro. Eh sì, ho visto, infatti voi siete un bellissimo gruppo di ragazzi, tutti quanti giovani, il più vecchio forse è dell'86, quindi avete tanta roba da migliorare, però il vostro allenatore mi ha confidato che state crescendo molto bene, quindi direi che state facendo un ottimo lavoro. Vi ho visto molto combattivi per 39 minuti e mezzo, avete perso quei 40 secondi di ultimo quarto che poi vi ha portato al pareggio. Comunque devo dire una buona squadra. I ragazzi di Rovello tu li conoscevi già? Sì, conosco bene Marco Mosconi, ci ho giocato insieme un paio d'anni, Luca Bottinelli è un avversario di mille battaglie, e poi bene o male il giro è questo, ci conosciamo, gioco in categoria da un po' di anni, è sempre un piacere, stanno facendo un gran bene, secondo me se lo meritano, specialmente per come hanno affrontato l'anno scorso il campionato di Serie D. Categoria inferiore, ma comunque sempre concentrati, sempre un rullo, e si è visto quest'anno. Complimenti al loro allenatore, e adesso tocca a noi, però io penso a noi e dobbiamo chiuderci in palestra, come ho detto prima, e volevo farvi complimenti per la passione, per come seguite il nostro campionato, perché fa bene a questo sport. Bene, grazie di queste belle parole, ci vediamo alla prossima partita, tante belle cose, buona partita, ciao.